like we always do with this time. I go for mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. They say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta, it feel like LA, it feel like Miami, it feel like NY. Summertime shy, ah. So I roll the good, y'all pop the trunk, I pop the hood, Ferrari. And she got the goods, and she got that, I got to look, sorry. Yo, it's got to be, cause I'm seasoned. Haters give me them salty looks. Lowry's 50 told me, go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. It's good life. I go for mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I go for mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. Hey. Welcome to the good life, where we like the girls who ain't on TV, cause they got more than the models. The good life, so keep it coming with the bottles, so she feel booze like she bombed at Apollo. The good life, it feel like Houston, it feel like Philly, it feel like D.C., it feel like V.A. or the Bay, or yay, ay, this is the good life. Homie, tell me what's good. Why I only got a problem when you in the hood? Welcome to the good life. Like I'm new in the hood. The only thing I wish it was the hood. Welcome to the good life. He probably think he could, but I don't think he should. Welcome to the good life. 50 told me, go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate and watch the money pile up. The good life. I come for mine. Yeah. I got to shine. Now throw your hands up in the sky. I come for mine. I got to shine. Now throw your hands. While getting some bucks, he said, I never seen snakes on a plane. Whether you broke or rich, you gotta get this. Having money's not everything, that having it is. I was splurging on trips, but when I get my car back activated, I'm back to Vegas, cause I always had a passion for flashing. Before I had it, I closed my eyes and imagined the good life. Better than the life I lived when I thought that I was gonna go crazy. And come now my in. Grandmama ain't the only girl calling me babe. Hey, hey, what? Ciao. Kanye West. Good life. Hey, DJ, riavvolgi. I'm good. Va tutto alla grande. Cioè, lì stava ancora bene, poi gli hanno scollegato il cavo e niente. Ma. Cioè. Cioè. Come si fa? What? What? Con radio DJ. 1, 2, 3, go! Mi fa impazzire. Mi fa in Brasile. Mi fa impazzire. 3, 2, 1, it's time. Capito come, capito cosa? Guarda, non ci ho capito nulla. No, dico capito, cioè partire con Kanye West, che ovviamente nell'ultimo periodo molti gli dicono di chiudere la bocca, anzi lo fanno con quel fare un po' cinematografico americano, tipo, ehi fratello, chiudi il becco, no? Per il povero Kanye che le spara, le dice, noi no, Boom. No, sta parlando.
Stimul o Stimuvo l'orecchio? Oggi vorremmo muovere tanto le orecchie, cioè proprio una puntata tutta con le orecchie che si muovono. Ladies and gentlemen, il corpo di ballo di Radio DJ anche oggi non è venuto a partecipare a questa puntata, yeah. Né bla bla bla, né Kendrick Lamarta. In sostituzione abbiamo Simo Paleaipio e Ella. Ella. È bello Ella come no, cioè Elisa, però Ella. Mi piace. Teniamoci Ella per va bene. Oggi. Ti piace o lo dici soltanto per gentilezza? Mi piace, mi se, piace. Se vuoi puoi dirmi chiudi il becco. No. Dai, prova. Vai. Vai. Chiudi il becco. Puntata di oggi dedicata a chi dice, a chi almeno una volta nella vita ha detto chiudi il becco. Perché poi fare le cose, vivere con la bocca chiusa, mica è facile. Cioè è vero che pensi e quindi è tutto interiore, però cioè, anche parlare con la bocca chiusa cioè, è difficilissimo. Ho un'idea. Cioè facciamo che tipo il classico dici chi sei, cosa fai, dove sei, ma con la bocca chiusa. Cioè ce lo dici con un audio WhatsApp, ma con una bocca chiusa. Apritemi l'audio con la casa dove c'è Ella che farà una prova per tutti quanti voi. Cioè dove sei, cosa fai e chi sei con la bocca chiusa, vai. Non sono Elisa, sono qua in radio, yeah. Con guarda. Così 347-342-5220. Yeah, let's go. Say what? Live from Milano, via Mazzena 2, are you ready my people? Il primo disco di oggi è praticamente quella storia lì, cioè è proprio una mitragliatrice. È power party people, Nicki Minaj. Radio DJ. Pretty face, ugly girl can't see me. Me that pretty chick, let me do my little shimmy. That look fat, but the waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even wetter when I do it up the Henny. Wait, it's a great night. Me and my girls turned up, it's a date night. We got these bitches so pressed, but break lights. Them boys really ain't hitting like a play fight. Yo, mira, conmigo pa' amiga. Loca la vida, yo soy muy rica. Papel o plastica. Some say football, some say soccer. Look a shot, go plucker. Ataca, oro es lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata. Cuerpito 60-90. Ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio comentan. Porque es ahí la que anda por ahí. Quiere que lo mueva así. Sí, sí, sí. Es ahí la que anda por ahí. Quiere que lo mueva así. Sí, sí, sí. Me sabato oggi, nonostante il mercoledì sul calendario, però ciao web, sei web. Sì, grazie, intanto la O mi si blocca soprattutto nei giorni di festa, un problema con la O.
E oggi è mercoledì, mi confermate dal comitato tecnico scientifico, okay. Mercoledì che da queste parti è tipo sabato perché c'è il ponte, no? In questo weekend che parte praticamente domani. Cioè, per darvi un'idea, oggi le persone le si salutava tipo buon weekend, però è mercoledì. È proprio dal weekend che abbiamo ereditato Ella, una delle donne più influenti al sarai più influente in una circuito del K-pop, per esempio, visto che fai delle cose del K-pop, quindi nel mondo del K-pop italiano, per esempio, sì, no? Va bene. Perché oggi è uscita la classifica. Potrei dare questa news con la bocca chiusa, che è una nuova forma molto di arte contemporanea radiofonica. Gli ascoltatori ci stanno provando e fanno così. E comunque mi piace molto, cioè cosa fai, dove sei e chi sei, dicelo però con un audio con la bocca chiusa. I like that. Io fuori, non vedo l'ora, ma non puoi capire. In pratica è uscita questa classifica, sai, fine anno iniziano a fare tutte le classifiche, quella di Forbes, le 100 donne più influenti al mondo, c'è anche Ella. Al primo posto c'è Ursula von der Leyen, che è la presidente della Commissione Europea. Secondo posto Christine Lagarde, che è la presidente della BCE. Mamma mia, che puntatona stasera, ragazzi. A lui mi piace che si emoziona per le piccole cose, cioè per i dettagli. Terzo posto Kamala Harris, l'unica italiana nella lista di Forbes delle 100 persone, 100 donne più influenti al mondo nel 2022, Giorgia Meloni. Poi tutte le altre sono praticamente mondo politica e business. Le uniche che sono un po' più legate all'intrattenimento sono Taylor Swift al 79, c'è Oprah Winfrey, che è questa presentatrice americana che è sempre nell'ombra. Comunque bella, bro. Bella Oprah Winfrey. E poi c'è anche Beyoncé. C'è Beyoncé in questa classifica, posizione numero 80. Domanda qualcosa sempre agli ascoltatori, non so cosa chiedervi su questo tema. Apritemi l'audio con la casa, che magari Ella ha una domanda lì nel taschino, che ne so, donne influenti, vita, famiglia, la donna. Qual è la vostra donna più influente? La donna più importante. Che ha più influenza per voi? Per voi ascoltare, cioè per loro, cioè che ne so, tipo la mamma, la fidanzata, sì, la prof. Potete dirlo con la bocca chiusa. Bello, difficilissimo ma bello. Ripetiamo la domanda proprio chiara, vai. Bella, ok, mi piace, like that. 347-342-5220. La donna più importante per voi, ditecelo però con la bocca chiusa. I'm minding my own damn business. Don't try to find me. I'm better. What?
radio DJ con Word. Ok? Ah, ok. Ciao, Say What. Hey, what's up, baby? Say What. Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ. Fai sempre. Ho superato le onde di un mare che a volte mi butta giù, per ritornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più. Ho conosciuto le bombe, lo iodio, l'inverno, la schiavitù, ma c'eri sempre tu che mi tenevi su. Trovami, trovami in una vecchia foto che ti commuove. Cadimi, cadimi addosso come il muro l'89. Davvero. Tornare nel punto dove incontrarti e non c'eri più. Ho conosciuto le bombe, lo iodio, l'inverno, la schiavitù, ma c'eri sempre tu che mi tenevi su. Già, come fai sempre. Stammi andando forte tutto quanto parlo di Sta funzionando questa storia di parlare con la bocca chiusa, bellissimo. Così ragazzi, bravissimi. Bello. Si è capito? No. Ma davvero? Comunque era la mia mamma. Ah, la mamma è la donna, certo, la donna più importante per questa ascoltatrice. Noi siamo legati agli ascoltatori anche attraverso dei decreti legge. Tipo quando suoniamo questa canzone che si chiama Chiamami, ormai è tipo tradizione dare il mio numero di telefono, loro mi chiamano e parliamo. Cioè così proprio. E quindi è proprio la tradizione, dobbiamo farlo. Siete d'accordo con me stesso? Siamo tutti d'accordo con me stesso, è bellissimo. Yeah. Allora, il numero a cui chiamare è il mio 348-235-0203. Tu chiami, siamo qua, parliamo. Con la bocca chiusa potrebbe essere... Potrebbe. È anche un'idea. 348-235-0203. Siamo qua. Anyway. Mm-hmm. Esatto, così si fa. Aspetta intanto che rispondo. Ciao, chi sei? Ciao, sono sempre io. Ciao, sempre io. Come stai, sempre io? Bene, grazie. Bene, grazie, mi piace. Come telefonata già, una breve storia felice. E tu chi sei? Pronto?
Ciao, sono Veronica. Veronica, ma quanto bene ti voglio. Veronica, di dove sei? Sono di Roma. Roma, com'è stasera Roma? Siete tu? Ma lì non fate il ponte, giusto? Ma quale ponte? Cioè, magari, ma figurati. Nessun ponte. Sono solo i milanesi, no, che fanno. Sì. Solo i milanesi, qui i romani lavorano, altro che... vabbè. Ti mando un bacio che mi stanno chiamando in 100.000. Ciao Vero, un bacio, ciao. Che bella gang. Hello, how are you? Bene, what? Ciao. Sono ciao. Nello da Bologna. Nello? Sì, mi chiamo così. Nello, come il mio amico Nello Taver. Tu conosci? Nello che? Conosci Nello Taver? No, non lo conosco. Allora, Nello Taver è un cantante che è un rapper. Ah, Nello Taver, sì, Nello Taver, che se lo leggi al contrario è Tavernello, che comunque, cioè, è incredibile, è stato anche il nostro ospite. Quanti anni hai, Nello? Ne ho 11. Grande Nello, ci stai guardando alla televisione, ci stai sentivedendo? Sì, infatti le altre volte, le prime volte che ti ho chiamato ero super in ansia. No, non deve avere, ma perché ci siamo già sentiti io e te? Credo che qualche chiamata ti era già arrivata. Non ho capito, però bello. Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Ho chiesto tante cose. Dimmene una, fammi sognare gli 11 anni, che io, cioè, sono un 11enne forever. Allora, una cosa, se me senti la come ricordo... chiamano sotto, Oh, allora. Che sto chiamando su tutte le cose. Oh, Nello, però prima delle 22, che poi c'è di notte. Vabbè, Nello, pensaci, cioè, e poi mi richiami. Ciao. Così, bello, anche un po' trattamento così. Nulla. Ciao, chi sei? Pronto? Ciao. Hello, chi sei? Quella, ciao, Wad, sono Davide. Mamma mia, Davide. Ciao, che piacere. Cioè, sei un grande, Davide, dove sei stasera? No, sei tu un grande, no, Wad. Allora, sei aspetta, tu, mettiamo le cose in chiaro. Il grande sei tu, capito? Io posso solo imparare da quelli come te. Di dove sei, Davide? Di dove sei? Sono di Barlassina. Il famoso Barlassina, come il nostro Simo Paleaggio. Barlassina, che bello, fantastico. Oh, ti auguro buon Natale, già che ci siamo, ok? Se non ci sentiamo buon Natale prima. Buon Natale a voi. Ciao. Complimenti ancora, complimenti ragazzi. Grazie. Ciao. I could have my Gucci on, I go in my Louis Vuitton, but even with nothing on, but I made you look. Make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gonna do. Ooh. Cause I'm about to make a scene, double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up, gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gonna do. My Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Made
Gucci look. Cioè è bello quando dice Gucci Louis Vuitton. E qua mi chiamano gli ascoltatori. Io sono qui per gli ascoltatori, quindi non posso non rispondere. Ciao, chi sei? Guad, tu mi sei, sono Christian, quello dello striscione a partire dai capite. Sei il capo, sei. Ascolta Christian, mettiti un attimo lì, aspetta lì in sala d'attesa, perché stavo dicendo che Meghan Trainor è nata in Massachusetts, ok? In Massachusetts e comunque in America ci sono degli stati che insomma, che per arrivarci devi prendere l'aereo, no? Le grandi certezze di Say What, wow. Una grande certezza però tipo ci sono invece posti tipo la Francia o anche l'Italia in cui... Pronto, chi sei? Ciao, pronto? Ho pensato a qualcosa. Chi sei? Però non so se la conosci. Allora, ma, si chiama... Ma io sto parlando per... scusa, non sentivo. No, ci sta. Chi sei? Come ti chiami? Vabbè, comunque tutto a posto. Allora, dicevo, per l'Italia, per esempio in Francia ci sono delle tratte che puoi fare con l'aereo e le puoi fare anche con il treno, no? Anche in Italia, cioè puoi fare Milano-Roma in aereo e lo puoi fare anche in treno. Hanno avuto l'ok dalla Commissione Europea, i francesi, per vietare i voli che fanno le tratte brevi. Cioè, se puoi arrivare con il treno da una parte, dice la Francia, vai col treno, non con l'aereo, ok? Questo per ridurre chiaramente le emissioni di gas serra. Dichiaro aperto il televoto e il primo ascoltatore ce l'abbiamo al telefono. Chi sei? Pronto? Sono Christian. Allora, striscione, senti, allora, se dovesse succedere anche in Italia una storia così, a te piacerebbe? Cioè, tipo, Milano-Roma, puoi andare in treno, via l'aereo, non esiste. L'aereo è comodo comunque, secondo me. Però emissioni, amico mio, l'inquinamento. Qua il pianeta. Quello sì, è bello quando uno pensa. Poi col treno. Sei d'accordo con la Francia, quindi? Sì, anche se le baguette non sono d'accordo, ma va bene. La baguette d'accordo. Ma perché baguette patrimonio dell'UNESCO, è per quello che non sei d'accordo? Sì, sì, assolutamente. Baguette patrimonio dell'UNESCO. No, dai, sono d'accordo con i francesi per una volta. Posso. Però l'aereo è comodo, Cri. Io rimango d'accordo che l'aereo è comodo. Sono d'accordo con me stesso. Perfetto. Nel dire che l'aereo è... L'importante è quello. Sentiamo anche gli altri ascoltatori al 347-342-5220. Radio DJ. Ciao, Wad. Mi accorgo di quando mi piace così tanto un programma in radio. Quando resisto dal mettere Spotify o Amazon Music per assortire tipo i miei pezzi preferiti, per assortire... Volevo metterli, poi ho detto, ma sai che c'è? Mi ascolto uguale. E io volo. One Gang Show.
ascolti. Hello? I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was like 6'9" so I could get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat, her boyfriend's tall, and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases, never poop it off. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, why the jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I tell them scats, skittles, kabobble. Got hit with a bottle, was in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses, like quick, quick, got sick, sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I had a brand new car, so far I got this hatchback. And everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an 8-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And do you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type of Rito. Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 into the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in the concrete jungles and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say, my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, Big Al, Lorraine. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see I go simple, I go easy, I go Greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish I was a little bit taller, I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6-4 baller. I wish. Skilo. 1995, DJ Riavvolgi, un disco in cui si sperano tante cose, tipo spero di potermi comprare, diceva Skillo, una 64 Impala al posto della mia Ford Pinto. Ciao Wad. Ciao. Che fai stasera? Stasera facciamo un dibattito, che tempo che Wad, si parte da una legge francese, incredibile, questo è un programma che parla di leggi. Se ci pensi, ma Stefania, ma ti pare che parliamo di leggi noi che non sappiamo leggere? No. Ma va, cioè, ma ti pare? Comunque tu mi sembri pro ok della Commissione Europea su questa idea francese che verrà messa in atto, cioè via le tratte brevi degli aerei se c'è la possibilità di andare in treno dal punto A al punto B, giusto? No, esattamente il contrario. Ah, perché loro... Hai capito, bastian contraria. Stefania, vai, racconta. Dipende intanto da dove parti, perché se è la stazione sotto casa, ma se ci metti un'ora e mezza, due solo per arrivare a prenderlo il treno, poi aggiungi il viaggio della speranza che oggi è partito alle ore 13. Da dove? E è concluso
da Catanzaro per andare all'aeroporto alla stazione di Lamezia, poi a stazione Termini, e nel frattempo incontri un incidente sulla linea ferroviaria a Napoli. Esatto, però il concetto è che comunque dobbiamo un po' rinunciare a qualcosa se vogliamo un po' sistemare questo pianeta, no? E quindi forse anche rinunciare alla comodità dell'aereo per, insomma, sì, magari vivere l'esperienza del treno, che non è sempre wow. Non sei disposta tu? No, non è sempre wow, no, infatti non è sempre wow, soprattutto perché i tuoi vicini di corridoio puzzano. Parlano tutti con, adesso tutti con il viva voce, anche quello, vabbè. C'è qualcuno anche che puzza. Cioè comunque uno che puzza in treno puzza di più in treno che in aereo, a parità di puzza si sente di più in treno. Quello poi se ti capita vicino in aereo ancora peggio, che quindi sono più stretti. No, però l'aereo sai che c'ha l'aria condizionata, le cose, dopo un po' la puzza si... È vabbè. Vero, comunque perché siamo finiti a parlare di puzze? Cioè se parlavamo di un argomento serio, Stefania, colpa tua, tutta colpa tua. Colpa mia, lo so, sono a scapito con le mie energie, oggi abbiamo risparmiato un po' di CO2, però abbiamo sprecato un po' delle mie energie. Vabbè, ci sta, faccio sentire un po' di ascoltatori su questo. Ma basterebbe ridurre il numero di voli. Ah. Si mette tipo due voli di andata, due voli di ritorno, Roma-Milano, e il resto tutto treno. Cioè ridurre i voli invece che annullarli del tutto, se quella tratta la puoi fare con il treno. Succede, non è soltanto Milano-Roma, è anche per esempio Milano-Napoli, ci arrivi facile in treno, 4 ore e mezza di treno, però uno dice in aereo meno, capito Stefà? È un casino, Stefi. Lo so, infatti, ognuno la sua. Io voto aereo. Tu voti aereo, molti ascoltatori votano treno e noi non sappiamo come uscire da questa puntata di Che Tempo Che Vuole, perché ci vuole uno che litighi con te. Apritemi l'audio con la casa. Ella vuole litigare con Stefania, cioè le dici tipo: Stefania, che cazzo dici? Non hai capito niente. Non mi permetterei mai, però non è giusto. No, il treno in effetti, cioè se quando arrivi senza, in un mondo perfetto, arrivi, posi il bagaglio, vai e arrivi subito a destinazione. In treno ma dove vai? Dice giustamente. Dove vai che sono scesa a stazione Termini alle 7 me con l'hai raccontato. Quindi forse abbiamo appena scoperto che il mondo perfetto non esiste, è questo. Vabbè. L'abbiamo scoperto da un pezzo. Però il disco perfetto forse esiste, sentite. Vai. Yeah, Broken Glass Everywhere. Coily Ray, Players. Cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot. Time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little bitty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay. Rocks on my fingers like he wanna wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Came a long way from rag to riches. 5-star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on News 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. And it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Ladies, get
getting money all around the world, cause girls is players too. Radio DJ. Ballano fino a mattina, sabbia brucia come la cartina. Sto fumando gasolina, gasolina con Say What. Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Sarò io ad avere dei limiti. Non andrebbe se fossimo simili. Tanto poi do ragione a te. E penso che io penso cose che tu non ti aspetti. Perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te. E non so più come spiegar che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Mi guardi mentre piangi, sembra che tu voglia infierir. Che son tre anni, mi conosci, non ti voglio ferire. Sappiamo entrambi sti litigi come vanno a finir. Che inchiodono il primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile. Vorrei che un po' di te capisse, che un po' di me sarà per sempre triste. Che non c'è mia canzone in cui l'amore non finisce. Non so fare programmi né il presente né per sempre. E far coincidere tutto non è facile per niente. E ho dubbi su vari aspetti di quelle cose che progetti. Io penso ad altro, non lo accetti. Non vorrei mai asciugarti le lacrime. Sembra cambi l'idea che tu hai di me. Tanto poi do ragione a te. E penso che gang, io penso cose che tu non ti aspetti. Perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se dagli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te. E non so più come spiegar che un po' mi fa paura quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura. Ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura. Hola cabroncito, che passa? Che passa, Ernia. Passa Ernia, la radio passa Ernia. Yeah. Sei la mia bella fregatura. Come quelli che prendono il treno ma pensano all'aereo, allora riflettono e dicono: sei, caro treno, tu sei. Sei? Sei la mia bella fregatura. Oh, MC, yes. Go, say what, MC. Go, 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 MC. Go, say what, MC. Yeah. Che bello avere ascoltatori tutti matti, proprio bello per questo. Ciao Wade, dice un messaggio, credo che in Francia riguardi solo le tratte dove impieghi due ore o meno con il treno, per cui Napoli non rientrerebbe in questa. Ciao Alessandro dagli States, addirittura si è, come si dice, si è preso la briga di mandare l'audio, grande, grazie. Ciao. Ciao Wade. Ciao. Io penso che il problema principale sia che non ci godiamo il viaggio. Vero. Che sia in aereo, che sia in treno, abbiamo sempre premura di arrivare. Esatto. Ma ciao. Poi, ma arrivare dove? Ma dove volete arrivare? One Gang Show. Ma dove vogliamo arrivare? Gang. Godiamoci il viaggio, ha ragione l'ascoltatore. Number one, Lil Nas X. Don't ever see it's over if I'm breathing. Racing to the moonlight and I'm speeding. I'm headed to the stars, ready to go far. I'm Star Wars. And get high up, I know that I'ma die. Reaching for a life that I don't really need at all. Never listen to replies, learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out alive. They told me I would never see
Since I came out my mama, thinking God, daddy never would. Prove him wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join them? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise. Don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it out of. Cosa sto facendo? È un'imitazione fatta male dell'imitazione di Lil Nas X, che è una nuova categoria di intrattenimento che stiamo provando a lanciare in maniera totalmente sbagliata, cioè le imitazioni delle imitazioni fatte male, tipo questa che segue è l'imitazione di un ascoltatore che imita l'imitatore di Jovanotti, credo di Nicola Savino. Tempo che guad, mi piace un casino proprio, e io penso che la soluzione è quella di partire con Fabio Volo. Ah. Così non c'è problema, no? Oh, guad, bella, Come stai? Come stai? Tutto bene? Cioè, è bella l'idea dell'imitazione di Jovanotti. Imitazione voto da 0 a 10. Apritemi l'audio con la casa. No, 7 e mezzo. Vabbè, adesso non è che devi essere sempre gentile. Cioè, bisogna essere onesti. Dai, cioè, è una pessima imitazione. Una bellissima pessima imitazione di Jovanotti. Ti faccio sentire il vero Jovanotti. Say what? Su Radio DJ e la radio in alto. Mettiamoci se vuoi e non finiamoci più nel sesso occasionale. Ma sappi che tra un anno, un giorno, non avrò capito ancora di cosa hai bisogno. Bevi, rimetti DJ e metti via quella pistola. Bevi, c'è solo la gang, quell'altra non mi è mai piaciuta. Radio DJ, One Nation, One Station. Io fuori, non vedo l'ora, ma non puoi capire.
Riavvolgi. I sold my soul to the devil for a designer. They said, go to hell. But I told them I don't wanna. If you know me well, then you know that I ain't going. Cause I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna die young. The city of angels where I have my fun. Don't wanna die young. When I'm gone, remember all I've done. We've had our fun. Okay, golden gang, yeah, City of Angels. Frate, manda al mare. Abbiamo mandato al mare questo Infoki Golden, che abbiamo tenuto a battesimo un paio di anni fa per la sua prima intervista con l'Italia. Era molto felice, poi ha detto: un giorno che torno vengo a fare un mega concerto. Non è ancora mai arrivato, perché poi nel mentre è diventato gigante. Dal 2019 DJ Riavvolgi. Avete sentito? Avete sentito che quando vi dicono, cioè a volte capita di sapere di ascoltatori che ci ascoltano ma hanno un po' di difficoltà a dirlo. Questo è un grande problema, ragazzi, per un fatto anagrafico. Cioè, se dovessero mai dirvi tipo che siete dei boomer, la risposta definitiva è questa qua. Allora, intanto boomer un cazzo, perché io ho 50 anni e ascolto What. Yeah, every day, yeah, yeah, every day. Say what? Capito? City of Angels è anche un film, apritemi l'audio con la casa. E sapevi, no? È un film che per molti è un po' il remake del Cielo sopra Berlino, quello di Wim Wenders. Siccome stiamo per parlare di cinema, stiamo per ospitare un'attrice, chiudetemi l'audio, tanto mi sembra di capire che tu non abbia idea di quale film sia. Però il film, quello epico, cioè il Cielo sopra Berlino, è da vedere. Cioè, in queste vacanze di Natale, sparatevelo. C'ho qua una citazione, casualmente mi è spuntata sul computer qua davanti, una citazione del Cielo sopra Berlino. La leggo, let's go. Say what? Quando il bambino era bambino, era l'epoca di queste domande: perché io sono io e perché non sei tu? Perché sono qui e perché non sono lì? Quando comincia il tempo e dove finisce lo spazio? La vita sotto il sole è forse solo un sogno? Non è solo l'apparenza di un mondo davanti al mondo quello che vedo, sento e odoro, vero? C'è veramente il male e gente veramente cattiva. Come può essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare? E che una volta io, che sono io, non sarò più quello che sono? Abbanna, ascolta buona musica su Radio DJ, va bene. Da lunedì a domenica trovare good vibes. Oh, donnez-moi un bon séwat. Donnez-moi un bon séwat. Per les amis, la famille, l'Afrique. Séwat, Radio DJ. Oh, donnez-moi un bon séwat. Donnez-moi un bon séwat. Per les amis, la famille, l'Afrique. Séwat, Radio DJ. Oh, say what? No, we don't talk anymore. Hi,
Hi, this is Charlie Puth, and I'm saying hello to all the listeners on Say What on Radio DJ. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. Say what? Say what, gang? Say what? Say what? Say what? Un bravo ragazzo, yeah, un po' fuori di testa. Non cambiare frequenza, resta con noi su Radio DJ. Se lo penso lo dico, il volume lo alzo. Se ci va di mio amico, tutta Italia che canta con me. What, 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 what. Radio DJ, one nation, one station. Down in Atlanta, stayed at the Centerfold. Downstairs my vintage dope, you should have seen it. Down in Atlanta, at the graveyard tavern. You thought you seen a ghost, it's just where the phantoms are. Shawty think it in Kevlar. My drawers, I told Shawty to bring the wave. You know life's a beach. She said life's a bitch. That's it, Magic City. Watch them fly from the sky while we line up the wall. Like confetti, how it falls. Let them live with it all. We ain't never been inside a city big, feeling small. Keep me awake, never off. In Atlanta, might just slide through the zone. Not talking LeBron home when I say I'm in Cleveland. Drowning my banner, coke factory is my stove. I mix it up high pole, gotta see how I drink it. Woke up feeling like Fable, need a Georgia peach. Never run out of love or run out of weed. Daddy driving a tractor like a Hellcat a D. Into 85 Dashun, cause I'm loving the speed. Watch them fly from the sky while we line up the wall. Like confetti, how it falls. Let them live with it all. We ain't never been inside a city big, feeling small. Keep me awake, never off. Fall, fall when you watch them fly, fly from the sky. Down in Atlanta, down like a Havana. Watch them fly from the sky while we line up the wall. Like confetti, how it falls. Let them leave with it all. We ain't never been inside a city big, feeling small. Keep me awake, never off. Pharrell Williams con Travis Scott. Quest'ultimo sarà in Italia per la prima volta il prossimo 30 di giugno. Pharrell invece è stato più volte, se ne è fatte parecchie, e poi è tornato nelle sue ville, nelle sue mansions. 21 e 9 minuti, ladies and gentlemen, state ascoltando un programma che parla di... e argomenta poi tutto questo. Cioè, tipo ora abbiamo ascoltato una canzone che parla di Atlanta. Se mi aprite l'audio con la casa, stiamo per dirvi a random, una ricerca Google fatta proprio al volissimo, 5 cose belle di Atlanta. Cioè, okay. Perché uno va ad Atlanta, dice down in Atlanta, e cosa vedo? Allora vedi l'Atlanta Botanical Garden. Ah, anche pensavo l'Atlante. Cioè vado a vedere un Atlante ad Atlanta, sarebbe il massimo. Vai. Georgia, okay. Aquarium. Mm? Il National Center for Civil and Human Rights. Vabbè, ci sta, okay. Ti fai il giretto. Un parco, Legoland. Un parco che, wow, che comunque è bello. E The World of Coca-Cola. Ah, cioè vai nella sede? Yeah. Nella sede della Coca-Cola? Yes. Vuoi questo sapere anche i biglietti d'ingresso? Sì, vai, se sono tutte... da 20 euro. 20 euro entri nella Coca-Cola. Nella Coca-Cola. Bellissimo, fantastico. Tutto molto dolce, me lo immagino. Tutto molto divertente.
me lo immagino. Radio DJ, me lo immagino. Divertente come le carte 1 di Say What, me lo immagino. È presente il gioco 1, no? Che è proprio nel cliché dei giochi belli, proprio quelli che adesso la zia li tira fuori dalla dispensa dei giochi da tavola, soprattutto per questo periodo natalizio. Poi si gioca tutto l'anno, anche in estate. Però a Natale, grandi partite di 1. Anche quest'anno, Ladies and Gentlemen, con Mattel abbiamo realizzato le carte 1 by Say What, che sono praticamente il premio fedeltà di questa settimana. E come qual è la parola di oggi? La parola è come si vincono queste carte, come si vince il premio fedeltà. Lo facciamo attraverso un meccanismo incredibile, perché comunque l'oggetto è cult, no? E cioè il birthday match. È molto semplice: tu ascoltatore ci mandi il giorno e il mese in cui sei nato. Se c'è un altro ascoltatore che è nato il tuo stesso giorno, avete vinto. Ma cioè, è bello, no? Però solo giorno e mese, non anno. Cioè ti basta scrivere giorno e mese in cui sei nato o nata al 347 342 5220. One Gang Show venerdì, Ladies and Gentlemen, puntatona incredibile con Marrakesh e non solo. Oh wow, ma tutta la grande. Questa è Crazy Love, Marrakesh. Delle strade e gli edifici, ti resta addosso tipo abbronzatura, sì. Ho vinto spesso con molti nemici, ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa, con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa, quegli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia. La mia Neferti ti togli i vestiti, mamma, finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mamma. Ami i rischi perché possono ferirti, mamma. Ho lati appuntiti, mamma, come sta la titi, mamma. E la gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà. Papara, papara, papara. E per me, io per lei, ti darei, dove sei, dove sei, come una vertigine lontana mi chiama, sai che ne ho bisogno stasera, fumo mentre sopporto l'attesa, dove sei, dove sei, calamità, un po' calamità, siamo due gazzelle, siamo due levrieri, tutti i miei trucchi, sei tu sottileggi, so che mi ameresti anche con zero umore, baciami, respiro, getto i feromoni, ti muovi Fellina, Selina, Nikita, sai come tenere alta la sfida, l'amore per noi è fare una rapina e poi dividere la refruttiva, Nina. Siamo troppo espliciti, svegliamo i vicini, mamma, con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mamma, amo i rischi perché possono ferirmi, mamma, hai la già puntiti, mamma, come sta la titi, gente che attorno diceva, chi si immerge in un sogno ci annega, ciò che cerchi ti troverà, papara, papara, lei per me, io per lei, ti direi, ti darei, dove sei, dove sei, come una vertigine lontana mi chiama. Radio DJ, one nation, one station. Somebody said they saw you.
nothing like the precinct. How you go from housewife to a sneaky link? Got you running around in all type of Benzes and Rolls. Girl, you used to ride in the rinky dink. I'm the one put you in that Leontay. Fashion over model, I put you on the runway. You was rocking Coach bags, got you Sinead. Side bitch in Frisco, I call her my baby. I got a girl, but I still feel alone. If you plan me, that mean my home ain't home. Having nightmares are going through your phone. Can't even record, you got me out my zone. On the low, 'cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh baby, I don't wanna know. Oh baby, if you're playing me, keep it on the low. This is Radio DJ. 'Cause my heart can't take it anymore. Metro Boomin. La parte cantata è ovviamente di The Weeknd, che ha aggiunto una nuova data in Italia, suonerà il 26 di luglio, poi siccome era sold out ha detto sai che c'è, mi fermo, ne fa un altro il giorno dopo. One Gang Show. Aha, doppia data per The Weeknd, 26 e 27 luglio 2023. Ho detto lugno, che comunque è bello lugno. Io preferisco luglio, però anche lugno è molto bello. Chiara, ti piace lugno? Non sa rispondere a questa domanda, giustamente. Chiara, ciao, ci sei? Ciao, sì. Cioè, Chiara è di Gela, dove fanno la Sette Veli. Sì, anche. La Sette Veli, che è una torta, no? La Sette Veli. Certo, non solo quello, anche tante altre cose. Eh sì, adesso, tutto a Gela fanno. Ma fanno tanta roba qua, eh. Vai, tipo, di un'altra cosa. No, Gela bellissima. I calzoni con gli spinaci. Ciao anche ad Andrea della provincia di Pesaro, dove fanno cosa? La Rossini. La che? La Rossini, pizza Rossini. La pizza Rossini, non ho presente ma il nome mi sembra è molto. È una margherita con uovo sodo e maionese. Allora bando alle, come si dice bando? Alle ciance. Bando alle ciance. Uno di voi vincerà il premio fedeltà, che sono le carte 1 by Mattel per Say What. Dovete rispondere ad una semplice domanda. Per prenotarsi dovete usare il tasto 1. Ok, siete pronti? Ok. La domanda, ladies and gentlemen. Sono agitatissimo. What? Non ci ho capito nulla. Amore mio, sto per fare una domanda agli ascoltatori. Chi indovina vince le carte 1 di Say What. La domanda è: domani avremo un ospite. Chi è? No, così è troppo difficile. Domani avremo ospite Brenda Asnicar, che è un'attrice protagonista. Chi lo sa? No. Oh. Non lo so. Ok, bisogna cioè lei è l'attrice protagonista, una delle protagoniste di una famosissima serie TV argentina per teenagers, che è stata super famosa anche in Italia, trasmessa da Disney Channel. E vi do degli altri indizi. La gasolina di Anna, la canzone balla fino a mattina. Ma chi è che urla dietro? È mia figlia. Ah, ok. Radio. Allora, la gasolina di Anna è ispirata alla canzone simbolo di questa serie TV, ok? Che si chiama Il mondo uno, di... Uno! Vai, Chiara, sparala! Il mondo di Patti! Il mondo di Patti, la vincitrice del premio fedeltà, ladies and gentlemen, è Chiara, 28 anni di Gela! DJ Wot, giusto? Adesso ho capito perché... Questa settimana in regalo, le carte da uno by Say Wad. Eh sì. Ci colleghiamo con Radio di Gela, che è la versione di Radio DJ a Gela. Dicevi, Chiara? Dico, adesso ho capito perché l'ho beccata in giro con tutti, con Tommy Zordi, tutti i un po' ovunque. E qui a Milano è stata anche da noi in Terrazza Martini, domani verrà a trovarci, tu però sei a Gela e ti mangerai una bella Sette Veli sperando di essere con noi a distanza, magari in TV o in radio, ok? Chiara, ti aspettiamo. Va bene. Un bacio. Ciao anche ad Andrea. Ciao ragazzi, ciao. Saluta Franci, saluta la gente. Saluta. Ciao. I think it's that time. Sì, è quel momento lì, Alicia Keys. I know that your favorite time of year in the laughter and cheerful spirit reminds you of trips around the sun. Yeah, I'll show you 365, but today I wanna make sure it's just right, 'cause right now's a present you only get once.
che bella. È sempre Natale per me quando sono con te, dice Alicia Keys. Wow, December back to June. DJ What? Ho capito, giusto? Maria. Ma che c'ha oggi Maria? Ah, ok, perché mi ricorda di sottolineare quanto in clima natalizio, alberi di Natale, se ci state sentivedendo sul canale 69, su YouTube o su Twitch c'è un albero di Natale qui in studio. Mi raccomando, il vostro albero di Natale, cioè mi raccomando, nel senso che noi abbiamo partecipato, abbiamo lanciato il movimento per la difesa del di dietro degli alberi di Natale, quindi addobbate anche, lo so è un argomento serio questo qua, quindi è giusto dirlo anche con un certo atteggiamento, cioè addobbate anche il retro degli alberi. Cioè non fate come mia zia che fa soltanto la parte frontale, hey, e già baby, sui lati c'è povertà, no? Addobbate, cioè partecipate anche voi al movimento per la difesa del di dietro degli alberi di Natale. Mi chiede come what, mi chiede come what, come what, come what, adesso come what, come what, come what. Hey, what?
becomo su radio di DJ. Se vuoi fattura no, non parla di buste, manda tutto lui, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo mixer. Radio di DJ, se vuoi fattura no, non parla di buste, manda tutto lui, svuota il freezer. C'ho passaggio assicurato sopra questo mixer. Oh sì, mi richiami, ci sei. Resto fedele sempre a Radio DJ. Non mi sopporti, ma sei guacciola in testa. Te le tue amiche non hanno messo la festa. DJ, riavvolgi. I don't know what you heard about me. What else you can't get a dollar out of me? No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. What else you can't get a dollar out of me? No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shorty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G, man, and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick talking in the ear saying they think about her. I got her right by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that trying to holler cause I want some. I'm not trying to holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Man, hit that track, catch a date and come and pay the kid. Look, baby, this is simple, you can't see. You roll up with me, you roll up with a B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Woo! What else you can't get a dollar out of me? No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. FIFTYCENTNSNOOP. Doggy style in your mouth for the 2003. And y'all know I'm from the BPG. FIFTYCENTNSNOOP. We internationally known and locally respected. You know you're just a B.I.M.B. But what you know about me? Yeah, girl, I got my now later gator zone. I'm about to show you how my pimp hand is way strong. You're dead wrong if you think the pimpin' gon' die. 12 piece with 100 chicks by my side. I'm down with that boy, fit that like I'm down with blue. We love you, Snoop Dogg. Yeah, I love you too. G, U, N, I, Tizzy, rollin' with me and the D, D, Tizzy. My partners in New York know how doggy get down. I got my riders in Queens, got some freaks uptown. I got my business in Manhattan and I ain't effing around. I got some butter pecan Puerto Ricans from the boogie down. That's waiting on me to return so they can snatch these braids out and put my hair in a perm. Word, they love it when I gets to limping and spitting this smack at magnificent pimping. I don't know what you heard about me. Yeah. What else you can't get a dollar out of me? Woo. No Cadillac, no perms you can't see. Uh-huh. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. Uh-huh. What else you can't get a dollar out of me? Yeah. No Cadillac, no perms you can't see. Yeah. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Switch over and ride with a star. It'll get you far. I'm a B.I.M.B.G.A.M.G.S.E.E.R. Yeah, I'm young, but I ain't dumb. There's some tricks, but I ain't one. I'm a gorilla for stroller. I trip you and try to run. I let them do as they please, as long as they get my cheese. Even if they gotta freeze or it's 100 degrees, I keep them on their knees. Take a look under my sleeve. I ain't gotta give them much. They happy with Mickey D's, man. We keep it pimpin' in the South. You know how it go. We drive old schools, white walls with mint flow. I spend the G-Unit piece and get them D's and handcuff if your lover or your girl coming with me when your neck and wrist glow. She already should know that money make the world go round, so let's get more. It's time to show these players how it should be done. You got pimp potential, you might could be one. G-Unit. I don't know what you heard about me. Okay. What else you can't get a dollar out of me? Okay. No Cadillac, no perms you can't see. Okay. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me. 50. What else you can't get a dollar out of me? Mm-hmm. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Il
2022 è stato anche l'anno in cui 50 Cent è venuto in Italia, grande concerto, più o meno un mesetto fa, 21 e 34 minuti. Prima di presentarvi una super ospite che è venuta a trovarci, dobbiamo risolvere il caso Movimento per la difesa del di dietro degli alberi di Natale. Addobbate anche il di dietro, pareri contrastanti. No, guarda, questo te lo boicotto, l'albero di Natale dietro non lo vede un cazzo di nessuno, non si addobba. Ma proprio per questo, cioè, anche se non lo vede nessuno, cioè è bello perché lo senti, tu lo sai, tu e lui lo sapete, capito? Io sto con te, fratello, ecco, non si può vedere il di dietro dell'albero spoglio. Proteggiamo il di dietro degli alberi, esatto, di Natale. Esatto, proteggiamo il di dietro degli alberi di Natale. Non c'entra niente con l'albero di Natale. L'ospite di oggi, ladies and gentlemen, Margherita Mazzucco. Ciao Margherita. Ciao. Margherita è un'attrice, quindi già dal ciao, capite? Già sei entrata al Festival del Cinema di Venezia. Di Venezia, sì. Cioè, no, dico, già siamo in quel mood quando un'attrice ti dice ciao. Ciao. Perché la timidezza dell'attrice, perché poi l'attrice è quello che fa sul set, poi dopo diventa la persona. Tu sei ancora nella fase che non ti sei ancora accorta di essere un'attrice famosa. No, zero. Ma infatti, tra l'altro, penso sia la mia prima volta in un radio. Ah, beh, questo succede a molti. Questo è molto bello. Sono contento quindi di inaugurare con te questa tua prima volta. No, dicevo, non hai ancora realizzato, perché tu sei attrice hai 20 anni e sei attrice da 5 anni. Ok, però l'hai fatto in maniera, cioè tu non volevi fare l'attrice da grande, no? No, io ho sentito parlare dell'amica geniale a scuola, ero al primo anno di liceo, perché hanno fatto dei provini per tutta Napoli, hanno provinato penso 10.000 ragazzi. Wow. E mi ricordo che mi hanno dato questo volantino vicino casa e tutti i miei compagni di classe hanno fatto il provino, ho detto vabbè dai andiamo. Sono andata non sapendo assolutamente niente. Cioè né del libro di Elena Ferrante né della serie, niente. Sono andata con mia mamma che mi ha detto vabbè, la storia di due ragazze, una è bionda, una è mora, tu farai la bionda. Le veline, quindi, sì. Praticamente. Ok. E poi me ne sono dimenticata di questo provino. Ok. Mi hanno chiamato un mese dopo e mi hanno detto guarda, sei rimasta fra le ultime 10, devi conoscere il regista a Roma. Fantastico, quindi hai fatto un altro provino, poi ti hanno presa e la visibilità che ti dà una serie così, che è una serie molto importante anche a livello internazionale, una produzione HBO, è gigante, cioè tipo per strada ti chiamano, cioè ti riconoscono come l'attrice dell'amica geniale. Sì, mi chiamano Lenù per strada. Eh sì, che è il tuo nome nella serie. Sì. Non ci sarai nell'altra, mi hai detto, non si poteva dire? No, si sa. Ok, si sa. Ok. E perché l'attrice nuova avrà 40 anni e io sono arrivata fino ai 30. Ok, fantastico. Ora l'esperienza, questa entry level, cioè entrare nel mondo del cinema grazie a questa serie TV, ti ha permesso già di fare una nuova cosa, un film che tra l'altro esce oggi. Sì, esce. Quindi stasera andiamo al cinema. Dove vai a far festa? Si va al cinema, no? Sì, sono già andata oggi tutto il giorno nei cinema di Milano. Ah, ti sei fatta il giro dei cinema? Sì, a controllare? Sono andata al cinema Anteo, sono andata a presentare il film. Okay. Abbiamo fatto un Q&A e domani saremo a Roma, poi a Napoli. Quindi gli altri magari a quest'ora stanno andando a vedere il tuo nuovo film che si chiama Chiara e noi festa, party. Noi andiamo a ballare. Ok, ci sta, yes. E poi magari in giro per Milano becchi un po' di artisti, tipo il mio amico Boro Boro. Cioè oggi è così, a Milano è un po' così. Ti piace Milano? Molto, sì. Cioè ti piace che giri e becchi, non so, appunto Young Miles, Boro Boro, Gue. È bello, no? Sì. Questo è il nuovo di Boro Boro, Paura e Soldi. Gang. Vengo loco quando siamo distanti e non ti trovo. Sogni troppo giganti per la mia testa, ma non per le mie tasche. Vado in escandescenza senza di te. Mi beve soda, mica beve sida, che robe sarde prima che finisca. Tutti vogliono toccarci, anche l'invidia muore a guardarci dalla fame. Guarda in un attimo, c'è no tranquillo in un attico. Paura e soldi mai avuti, ma da soli ti amo. Siamo fragili, se tutti ci toccano. Cambio Air Force per la strada ogni mille passi. Step by step sono al top, non posso farne 10 falsi. E mi dai baci, hai frutti esotici, fumiamo pregi. Siamo sempre i soliti e siamo fatti di sogni. Non riesco a farla na 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 na. Ho più dopo
qua, io e te. Cose che non si possono dire. Te quiero, ti amo, c'è te. Insieme siamo l'inizio e la fine. Ah, Boro Boro, paure e soldi. Che cose poi che anche un po' Club Dogo. Conosci Club Dogo, Margherita? Cioè, ti piacciono i Club Dogo? Non li ascolto. Anche, cioè, è musica di quando non eri, cioè, eri in piccolissimo. Le sorelle più grandi si li ascoltavano. Però. Ok, a Napoli tipo Luque. Jolier. Jolier tantissimo. Clementino. Ok, ok. Chiara chi è? Perché, cioè, non vorrei avventurarmi in un mondo molto complicato che è intanto il titolo del film di cui sei protagonista, film di Susanna Nicchiarelli. Ma è proprio lei la Chiara, cioè quella Chiara? Santa Chiara d'Assisi. Ah, non Chiara Ferragni, avete pensato, lo so che avete pensato tutti. È Santa Chiara, sì. Cioè hai recitato la parte di una santa. Sì. Però, cioè, nel senso, una santa, hai probabilmente, magari chi vedrà il film lo capirà, cioè una santa quando è in vita mica lo sa. No, diventi santa quando muori. Cioè nel senso, quindi tu hai recitato la parte di una donna. Sì. E cosa aveva, cioè quali erano i superpoteri di Chiara? Beh, superpoteri è un po' una parola così, perché in realtà, certo, lei faceva di miracoli. Qui è tutto parole così, non pensare. Ok. Lei ha fatto dei miracoli, uh-huh, ed è per questo che poi è diventata santa, no? Ok. Ed erano delle cose che succedevano malgrado lei, perché poi abbiamo capito che non è la santa che fa i miracoli, ma è Dio che fa i miracoli attraverso il santo. Quindi, ah, ok. Quindi Chiara ne era spaventata da questa cosa nel film. Fantastico, ma quanta cioè che tipo di gente secondo te va a vedere un film dedicato ad una santa? Cioè che... ti immagini un pubblico di sacerdoti tipo? Ma tra l'altro noi siamo stati in Vaticano un paio di settimane fa. Con Francesco? No. Non c'era Francis? A febbraio lo incontriamo. Cioè incontri il Papa, sì. Cioè arrivi lì da Santa, chiaramente da Santa Chiara è perfetto, ok? Siamo blasfemi in una maniera esagerata, anyway. No, ma poi in realtà no, è un film che può parlare tranquillamente ai giovani di oggi, perché alla fine Chiara aveva 18 anni, io ne avevo 19 quando ho girato il film, quindi è un film che può tranquillamente parlare ai giovani. Cioè c'è del femminismo anche, mi sembra di capire, no? Sì. In che senso, all'epoca, cioè cos'era il femminismo all'epoca di quella che poi è diventata Santa Chiara? Ma lei è stata una rivoluzionaria per l'epoca, perché lei voleva comportarsi come i francescani e non si poteva fare all'epoca, lei doveva stare solamente in clausura. Uh-huh. Invece lei voleva uscire, voleva fare l'elemosina, voleva camminare a piedi scalzi come Francesco, combatte con il Papa per questa cosa. E alla fine glielo concedono, le concedono di scrivere una regola apposta per le donne, ed è questa la cosa rivoluzionaria. Uh-huh. Cosa che poi è durata molto poco, perché poi quando Chiara è morta si è ritornati a come era prima. Ok, è strano, no? Per parlare di femminismo, immaginarsi il femminismo in un ambiente religioso. Sì. Però questo argomento, sai quanto è difficile? Lo so, ma poi perché Chiara in realtà non ce l'avrebbe mai fatta senza le sue sorelle. Lei riesce a chiamare a sé donne di tutte le età, donne anziane, ragazzine giovani, la sua mamma, sua sorella, quindi coraggioso. Molto, molto coraggioso. E ora facciamo una cosa proprio che è proprio il coraggio per due, come i messaggi di WhatsApp, come la velocità. Cioè un disco che, cioè proprio che è un religioso, cioè storce il naso. Cioè è una canzone che praticamente dice fuck you. Fuck you, any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended, even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you. Everybody but your dog.
yourself above me. Shit you call art, fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can love, fuck off. ABCDEF, Judy Gale, che è stata anche nostra ospite più o meno in quel periodo. Non ho capito questo messaggio, dice Wad, il nuovo Ned Flanders dei DJ. Ah, ma forse perché stiamo ospitando una santa oggi, per questo. Cioè Ned Flanders nei Simpson è quello un po' bacchettone, ah, sì, il vicino di casa molto religioso. Vabbè, comunque, se, cioè, vedere Chiara, il tuo film che è uscito oggi nei cinema, probabilmente aiuta anche a capire un po' di più l'umanità dietro la religione. Sì, 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 noi è proprio quello che abbiamo voluto fare, rappresentare questi due ragazzi in una maniera umana, non visti come i santi, ma proprio come dei ragazzi. Esatto, che poi è la verità, cioè sì, almeno infatti, fino a lì è tutto vero, il resto diventa un po' ci credi o no, fede, no? Però che sono, che siano stati dei ragazzi, delle persone vere, è così. Tanto quanto è vero questo pezzo di carta che abbiamo davanti a noi, Margherita, detta anche l'amica geniale, perché comunque te lo tieni questo, questo trademark. Ci vorrà un po' prima di togliermelo. Vabbè, dovrai fare una cosa ancora più grande della serie TV L'amica geniale. Sì. Tipo una serie TV americana di cui ti piacerebbe essere protagonista, che ne so, Sex and the City. Sex and the City. Sex and the City. Euphoria, forse. Ah, bello, fantastico. Cioè, vorresti essere tipo la... Adesso mi sfugge il... Zendaya. Zendaya? Sì? Cioè, lei è il tuo mito. Sì. Beh, uno non si deve. Chiudiamo in bellezza, come dicono nei programmi televisivi. E ora chiudiamo in bellezza, perché ormai lo stiamo, c'è, cioè, una tradizione, chiederlo ad ogni attore che viene a trovarci, di leggerci qualcosa che abbia un senso chiaramente con te. In questo caso un articolo del 1997 di una giornalista, Mary Smith, pubblicato sul Chicago Tribune, che parlava del senso del futuro, no? Ce lo leggi, ti va? Sì. Ci proviamo? Vai, let's go. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perder tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti conto. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia, quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai, o forse no. Forse avrai figli, o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse. I like to keep your bar. Don't come touching me. Don't come feeling me. This is not why we're here. This is not why we're here. I like to keep your bar. Don't come touching me. Don't come touching me. This is not why we're here. This is not why we're here. We're here to have some fun. Some cool, cool fun. This is not why we're here. Don't come touching me. I like to keep your money. I like to keep your money. Cool, cool. Cool, cool fun. Cool, cool.
some sound, cool, cool, fine. Cool, cool, fine. Cool, cool, fine. Cool, cool, fine. Some sound, cool, cool, fine. I know that you're feeling me. Me self, I'm feeling you. No need to spend money. No need to spend money. I know be a shower. Me self, I have my own. If you like, buy champagne. Me self, I have my own. If you like, buy Azul. Me self, I buy my own. We're here to have some fun. Some cool, cool fun. This is not why we're here. Don't come touching me. I like to keep your money. I like to keep your money. Cool, cool, fun. Cool, cool, fun. Cool, cool, fun. Some cool, cool, fun. Cool, cool, fun. Cool, cool. Cool, cool, fun. Cuckoo Fun, Major Lazer. Cuckoo. Cuckoo. One Gang Show. Yeah. Some Cuckoo Fun. Stasera avviso la nightlife milanese. Una santa sarà in giro per i club di Milano. E cioè sei tu, Margherita. Protagonista di Chiara, film che esce oggi, che è stato presentato alla Mostra Cinematografica di Venezia, in cui tu hai recitato la parte di Santa Chiara, non parlando in italiano, cioè un italiano un po' volgare. Sì. È la lingua del Cantico delle Creature che ha scritto Francesco. Ok. Ed è una lingua mezza umbra, mezza latino, in volgare. Ok, l'ha scritta Francesco, quell'altro. San Francesco d'Assisi. Ok, non il Papa che vedrai a febbraio. Pensa però alla tua vita, cioè pensa che magia però l'esistenza, no? Il febbraio del 2022 eri sul palco di Sanremo, no? Sì. Se non ricordo male, all'Ariston. Febbraio 2023 vai dal Papa. 24 cosa vuoi? Non lo so. Cioè cosa ti manca? Non manca niente, già hai 21 anni, avrai nel 2024. Anyway, Chiara è fuori in tutte le sale, ovviamente seguite Margherita per tutti i giri che farai nei cinema. Domani sei a Roma, se non ho capito male. Poi venerdì sarò a Napoli. Cioè a Napoli vengono tutti i parenti, vengono. Esatto, tutti i miei amici. Ti vergognerai un po', eh? Sì, un po' sì. Eh beh, perché poi anche quando ti vedi lì sullo schermo, cioè o ti piaci tantissimo oppure un po'... Sì, io sono abbastanza critica con me stessa. Anche, però anche con i piedi, perché mi è venuto in mente Rosa Chemical, non so se conosci, che è amante dei piedi, non c'entra niente, però tu nel film sei scalza tutto il tempo. Sì, dovrebbe vedere il film perché si vedono sempre i miei piedi. Non glielo dirò. Lui sarà a Sanremo, quindi se vai a Sanremo lo becchi, poi ne parlate. Anyway, grazie mille, a presto. A domani noi, gang, ciao! Chiamiamo Wa, chiamiamo Wa. Con Radio DJ ci fa volare via. E ci fa impazzire, mi fa impazzire. Mi fa impazzire, mi fa impazzire.
Le 22 arriva di notte. Ciao Italia.